alle ore 18:39, do la parola al segretario per l'appello. Sì, Faraone Andrea. Presente. Pavese Federico. Presente. Rovai Viola. Presente. Flubi Sara. Presente. Giacomelli Luciano. Presente. Caporasso Roberto. Presente. Picchielli Andrea. Picchielli Andrea c'era. Non c'è più? Ah, ecco. Presente, ci sono, presente. Sì. Poi c'è Masi Leonardo che sostituisce Shoni Beatrice. Presente. E Baldi Anna. Assente? Sì, per ora non c'è, non la vedo. Ok. Allora, si può iniziare, visto che siamo nell'attesa del sindaco, per ora farei un piccolo stravolgimento all'ordine del giorno e proporrei di iniziare con l'approvazione del bilancio consolidato, che sarebbe stato al punto 2, visto che diciamo, è una materia un po' più tecnica. Darei la parola al ragioniere a Cristina Buffi per l'esposizione. Grazie. Allora, sul bilancio consolidato, ci ritroviamo annualmente ad approvare questo documento che rientra nell'ambito del processo di rendicontazione finanziaria dell'ente. Il consolidato quest'anno viene approvato con 2 mesi di ritardo rispetto al termine usuale, che sarebbe il 30 settembre. C'è stato un differimento legato al Covid e quindi disposto con uno dei tanti provvedimenti che sono intervenuti sul Covid. Si tratta, lo ricordo, anche se ormai è un appuntamento abituale, di un documento che rappresenta il risultato economico e la situazione finanziaria e patrimoniale di un'entità complessa che il legislatore definisce gruppo amministrazione pubblica. In particolare si tratta di un'entità costituita da un soggetto capogruppo, nel caso specifico il Comune di Empoli, e da una serie di altri soggetti partecipati dal capogruppo, quindi dal Comune di Empoli, in possesso tuttavia di una serie di requisiti tali da rientrare e nella definizione di gruppo amministrazione pubblica e nella cosiddetta area di consolidamento. La normativa di riferimento è quella sull'armonizzazione contabile, quindi il decreto 118, in particolare il principio contabile 4.4 allegato, che stabilisce le definizioni e il percorso per arrivare alla costruzione del bilancio consolidato. Partendo dal gruppo amministrazione pubblica, si tratta di un primo step che prevede la normativa e che è di competenza della giunta comunale, quindi la giunta va ad individuare con uno specifico atto quelli che sono i soggetti rientranti normativamente nel GAP. Nello specifico si tratta sia di enti strumentali, ovvero enti di cui si avvale il comune di Empoli nello svolgimento delle proprie funzioni, quindi a supporto delle proprie funzioni, purché in possesso di autonomia contabile, quindi di un proprio bilancio e di personalità giuridica. Nel caso specifico del Comune di Empoli, l'unico ente strumentale rientrante in questa definizione è la Fondazione Dopo di Noi Onlus. A questo si aggiungono, quindi agli enti strumentali, si aggiungono le società partecipate o controllate. Sono controllate quelle società in cui il capogruppo, quindi il Comune di Empoli, è in grado di esercitare direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Nel caso specifico si tratta della società Farmacie Comunali, detenuta al 100% dal Comune di Empoli, con affidamento in house di un servizio pubblico locale che è quello di gestione della farmacia. Oltre alle società controllate, quindi solo farmacie comunali, rientrano nel gruppo amministrazione pubblica anche le società partecipate e tali sono considerate quelle in cui il Comune di Empoli detiene una partecipazione superiore al 20%, nel caso di Publicasa, per esempio, o per poco anche di Publiservizi, ma anche a prescindere dalla entità della partecipazione, tutte le società a partecipazione pubblica totalitaria che hanno ricevuto in affidamento diretto la gestione di servizi pubblici locali. Facendo riferimento alla delibera che potete consultare, penso vi sia stata messa a disposizione comunque con i documenti del consolidato, è la 138 del 23 settembre 2020, dove troverete maggiori dettagli. Ecco, il gruppo amministrazione pubblica risulta quindi definito similmente all'anno scorso dalla società CET, Consorzio Energia Toscana, Acqua Tempra, società di gestione delle piscine, farmacie comunali, Publiservizi, Publicasa e Fondazione Dopo di Noi.
Lo step successivo che prevede la normativa è quello di andare ad individuare all'interno di questa cerchia di soggetti quali rientrano nell'area di consolidamento, perché il legislatore individua dei criteri di rilevanza. Il consolidato, come vi dicevo all'inizio, è una sorta di somma dei bilanci dei vari soggetti facenti parte del gruppo. Il legislatore prevede che laddove i bilanci siano di scarsa rilevanza, perché hanno valori molto bassi se rapportati con quelli dell'anticapogruppo, è possibile evitarne il consolidamento. Ecco, questo è avvenuto nei confronti della Fondazione Dopo di Noi Onlus, il cui bilancio ha delle dimensioni molto contenute. In particolare, i tre parametri che il legislatore individua per verificare la rilevanza, che sono l'entità dell'attivo, l'entità dei ricavi e il valore del patrimonio netto, sono tutti e tre inferiori, per farvi capire, ecco, la portata di questa cosa, al 3% dei corrispondenti valori del bilancio del Comune di Empoli, ovviamente bilancio in termini economico-patrimoniali. Quindi, detto questo, rimangono nell'area di consolidamento rispetto al GAAP tutti i soggetti societari e ne resta esclusa invece la Fondazione Dopo di Noi. Una volta individuato quindi l'ambito soggettivo, si procede al consolidamento in che modo? Andando prima a depurare i bilanci dei vari soggetti da consolidare di quelle che sono le operazioni interne al gruppo. Il bilancio consolidato infatti deve rappresentare esclusivamente le operazioni poste in essere dall'entità gruppo nei confronti dei soggetti esterni, per cui le operazioni interne vanno in qualche modo elise, anche perché danno luogo normalmente a valori diciamo di segno opposto nei bilanci dei soggetti che le hanno poste in essere. Quindi una compravendita interna al gruppo darà luogo a un ricavo per un soggetto a un costo di pari importo per l'altro soggetto, tuttavia all'interno del gruppo è un'operazione a saldo zero che, se non rimossa, andrebbe a gonfiare l'entità dei ricavi e l'entità dei costi senza effetti sul risultato economico. Per cui, per prima cosa, si opera questa eliminazione e depurazione, diciamo così, delle operazioni dette anche intercompany, ivi comprese le quote di partecipazione detenute dall'ente capogruppo nei confronti delle partecipate, perché altrimenti le troveremmo raddoppiate andando a sommare bilanci. Stessa cosa avviene per gli utili che sono distribuiti tra soggetti del gruppo. Nel nostro caso, per esempio, Pubblici Servizi e Farmaci Comunali hanno distribuito utili, li trovo nel bilancio del Comune di Empoli come ricavi, e li trovo anche come poste nei bilanci di Pubblici Servizi e di Farmaci Comunali, li devo eliminare, quindi devo arrivare ad avere quindi una situazione tale per cui le operazioni che prendo in considerazione sono solo quelle poste in essere nei confronti di soggetti estranei al perimetro di consolidamento. Una volta fatta questa operazione, ecco, al termine della quale si può avere una differenza di consolidamento laddove ci siano dei disallineamenti anche temporali delle modalità di registrazione delle operazioni, oppure dei disallineamenti legati a diversi trattamenti fiscali che operano per il comune piuttosto che per le società. La differenza di consolidamento eventuale è iscritta in un'apposita posta all'interno delle riserve del patrimonio netto e si procede a questo punto alla somma delle singole voci e dello stato patrimoniale e del conto economico, riportandole ad un unico valore che poi è rappresentato nello schema obbligatorio di bilancio consolidato. Il risultato sintetico di questa operazione lo trovate descritto, ora trovate anche un'analisi dettagliata, se volete, all'interno della relazione sulla gestione consolidata, che è uno dei documenti obbligatori di cui si compone il bilancio consolidato. E in particolare, vi dicevo, guardando ai risultati sintetici, io mi limito a questo, se poi avete domande ovviamente sono a disposizione, il bilancio consolidato 2019 evidenzia un risultato d'esercizio di circa 6 milioni e 217 mila euro, lo trovate a pagina 10 della relazione, dove si mostra in che modo il risultato proviene dal bilancio del comune capogruppo, quindi del comune di Empoli, piuttosto che dagli enti partecipati. Quindi dei 6 milioni e 217, 3 milioni e 853 arrivano dal risultato proprio del comune di Empoli. Il risultato prodotto dalle partecipazioni è di 2 milioni e 364, che sommato al risultato del comune di Empoli porta al risultato complessivo di 6 milioni e 217. Stessa cosa per il patrimonio netto, quindi il patrimonio netto consolidato risulterà dalla somma del patrimonio netto del comune di Empoli
e dei patrimoni relativi agli enti partecipati, naturalmente considerati in base alle percentuali di partecipazione, quindi pro quota, laddove non ci sia una partecipazione totalitaria, nel solo caso della farmacia comunale. Quindi in questo caso il risultato finale è di 178 milioni di euro, a fronte di un patrimonio del comune di 174 milioni. Per dire che cosa in sintesi? Che alla fine la partecipazione del comune di Empoli nell'ambito di questi soggetti che a vario titolo concorrono e supportano il comune di Empoli nell'esercizio delle proprie funzioni ha prodotto un risultato positivo in termini di accrescimento sia del risultato economico sia di quello che è la consistenza patrimoniale. Ora, io mi fermerei qui segnalandovi che nella relazione sulla gestione consolidata trovate a seguire, cioè dalle pagine 11 e successive, un'analisi voce per voce sostanzialmente di quelle che sono le varie componenti dello stato patrimoniale attivo, del passivo, del patrimonio netto, del conto economico, con un raffronto rispetto all'esercizio precedente e in alcuni casi anche con una analisi per composizione soggettiva, cioè quanto ha contribuito a quella voce il Comune di Empoli, quanto hanno contribuito gli altri soggetti. Direi di fermarmi perché la materia capisco che è molto tecnica e specialistica e resto a disposizione per qualsiasi vostra domanda. Grazie. C'è una riflessione io, visto che intanto non è una domanda, è così una riflessione. A parte ovviamente il fatto che questo è un adempimento previsto dalla norma, quindi non è che si può scegliere se farlo o non farlo il contratto, ma va fatto di legge. Secondo me politicamente l'unica, perlomeno per quanto come la penso io, l'unica cosa rilevante sarebbe appunto il confronto tra quello che è le partecipazioni iscritte in comune quanto sarebbero valutate del patrimonio netto, come ci diceva ora la ragioniera, che in questo caso sarebbe superiore, quindi diciamo le partecipate accrescono e portano valore a quello che è il bilancio consolidato. Per il resto a me, per quanto mi riguarda, sarebbe stato molto più utile quello che era il vecchio adempimento che si faceva durante il bilancio di previsione, ovvero la riconciliazione crediti debiti con le partecipate. Hanno fatto quello, hanno inserito il consolidato, che è tutto molto più ampio. Io non vedo l'utilità di riclassificare i bilanci del comune o degli enti locali con le norme previste dalle aziende o comunque il codice civile. Questa è una considerazione. Se ci sono domande, prego. Sì, posso? Sì, Masi, prego. Grazie. Allora, non è inutile ripetere la difficoltà della lettura, diciamo, di queste carte, nonostante il corso che ci fecero a Livorno, a cui molti di noi abbiamo partecipato. Da quello che desumo, è un bilancio comunque positivo, nel senso un attivo che rimane con, appunto, positivo, diciamo, non siamo in perdita, anzi probabilmente siamo in attivo. Guardando però le cifre, dei chiarimenti veramente tecnici su cosa vogliono dire. Ora, la dottoressa ci ha spiegato la relazione sulla gestione, la nota integrativa, scaricando dal portale il primo documento che è allegato alla proposta al Consiglio Comunale, è più numerico e dentro ci sono tutte le cifre, mi sembra sia diciamo il consolidato portato in cifre, e vorrei sapere, è l'allegato numero 11, 118 del 2011, cosa sono, non so se la dottoressa ce l'ha portata in mano, anche lì c'è un confronto fra il 2018 e il 2019. C'è una voce, subito all'inizio, sui ricavi della vendita di beni di 5 milioni e 600 mila euro, per capire da dove vengano. Così come al punto B c'è l'utilizzo di beni di terzi, quali beni sono, nel senso da dove si prendono, che cosa sono. Sempre nel punto B c'è un contributo agli investimenti
ad altri soggetti di 100, quasi 116 mila euro. Anche lì non so se possiamo avere una lista di quali sono i soggetti che hanno ricevuto questo contributo. E cosa si intende per svalutazione dei crediti, che è una cifra di 2 milioni e 2 rispetto al 2018 di 2 milioni e 6. Ora, probabilmente sono domande che risultano poco consone, però ripeto quello che ho detto all'inizio, non dico che è arabo, ma veramente c'è difficoltà. Questo è soltanto per chiarezza, per poter leggere magari forse un po' meglio il bilancio. Per adesso basta, grazie. Prego, dottoressa Buti. Allora, io ho cercato di seguire con il consolidato davanti, però le cifre non le ritrovo. Comunque, diciamo, l'allegato 11 al decreto 118-2011, così intestato, non è altro che il bilancio consolidato nello schema ufficiale. Dunque, dire che cosa contengono le voci non è facile, perché, come vi spiegavo, è la sommatoria dei bilanci di tutti e cinque i soggetti e del comune di Empoli. Quindi occorrerebbe andare in dettaglio a verificare a cosa corrispondono le voci per ognuno dei sei bilanci presi in considerazione. Per quanto riguarda il comune di Empoli, il dettaglio lo trovate all'interno del rendiconto della gestione, perché noi l'abbiamo già approvato, lo stesso identico documento abbiamo approvato all'interno del rendiconto della gestione, che è il rendiconto finanziario ma anche il rendiconto economico patrimoniale. Per cui cioè, il dettaglio io ve lo posso fornire, non su due piedi perché non ho a portata di mano, sono a casa, tutta la documentazione, cioè quello, il dettaglio che vi posso fornire è la composizione, ossia dire quelle voci provengono in quale misura dal bilancio del comune di Empoli, in quale misura dal bilancio di pubblici servizi, di pubblica casa e via discorrendo. E se vogliamo, ecco, in linea generale, ecco, parlare delle voci, ripeto che le cifre non le ritrovo, quelle che diceva Masi, però i ricavi delle vendite e prestazioni, proventi derivanti dalla cessione dei beni, ricavi della vendita beni, sono tutte voci obbligatorie previste dagli schemi di bilancio. È probabile che queste voci provengano dai bilanci delle società partecipate più che dal bilancio del comune di Empoli, perché i ricavi caratteristici del comune li trovate alla voce A1, cioè proventi da tributi, proventi da fondi perequativi non ne abbiamo, proventi da trasferimenti e contributi. Ecco, queste sono voci che prevalentemente derivano dal bilancio del comune di Empoli. Un attimo solo che cercavo di capire se ce l'ho a disposizione. Sì. Allora, sul bilancio del comune di Empoli, comunque, i proventi derivanti dalla gestione dei beni li avevamo, per esempio, per 4 milioni e 51 mila euro. Se vado a vedere i proventi dalla gestione dei beni del bilancio consolidato, è 4 milioni e 631. Quindi la differenza non è altro che la somma in percentuale, ripeto, pari alla partecipazione detenuta dai vari soggetti, di quella stessa voce, così come la ritroviamo nel bilancio aziendale. Poi, ecco, tra le voci che aveva segnalato Masi, mi sembra aveva parlato della svalutazione dei crediti. La svalutazione dei crediti si collega per il comune a tutto il meccanismo del fondo crediti dubbi esigibilità, quindi non è altro che il costo in termini economici corrispondente all'accantonamento fatto nel corso dell'esercizio 2019 a fondo crediti dubbi esigibilità. Analogamente, le aziende che andiamo a consolidare nei propri bilanci operano degli accantonamenti per la svalutazione dei propri crediti, lo fanno secondo le norme civilistiche e alla fine, ecco, si vanno a sommare rispetto a quelli che sono i costi rilevati dal comune nel proprio bilancio. Ora non so se ci sono altre voci di cui mi dimentico, però mi pareva che fossero voci relative ai ricavi e per quanto riguarda i costi di aver sentito, ecco, solo un riferimento alle svalutazioni. Ecco, se Masi vuole farmi avere un elenco dettagliato delle voci su cui ha bisogno di chiarimenti, ecco, magari anche per email posso rispondere. Ripeto,
individuando più che diciamo le voci di dettaglio, quelle che sono le componenti attribuibili al comune piuttosto che alle società partecipate. Sì, la ringrazio. Effettivamente, finché non si scioglie il nodo di come è composta, risultano delle cifre così, perché sull'utilizzo dei beni terzi c'è un milione e poco più, però può darsi che il comune magari incida soltanto per un 10% e non, appunto, finché non si sa com'è suddiviso, non lo possiamo sapere. Mi è venuta in mente soltanto una domanda sull'assenza, diciamo, dell'inserimento del bilancio dell'ONLUS, perché sta sotto il 3% del totale. Possiamo sapere, però, cioè, nel senso, non passa comunque dal consiglio comunale. Riusciamo noi ad avere i dati comunque di questa ONLUS di cui siamo partecipi? Grazie. Allora sì, allora, nell'ordine dunque, per quanto riguarda l'utilizzo beni di terzi, la voce del bilancio consolidato ammonta a 1.063.000, quella corrispondente del comune di Empoli ammonta a 612.000 euro, quindi diciamo un 60% imputabile al comune di Empoli, e ripeto, cioè, per l'analisi per il comune di Empoli era contenuta in tutti gli atti di approvazione del rendiconto. Tutto il resto è la somma dei valori delle altre società partecipate. Per quanto riguarda il bilancio della Fondazione Dopo di Noi, allora, perché lo abbiamo escluso per farvi capire, insomma, l'incidenza? Dunque, rispetto all'entità dell'attivo, si prende a riferimento quello che è l'attivo, il corrispondente valore del bilancio del Comune di Empoli. Ecco, l'attivo del Comune di Empoli, il 3% dell'attivo del Comune di Empoli, è pari a 6.458.000 euro. E la Fondazione Dopo di Noi ha un attivo di appena 150.000 euro, quindi ben al di sotto del 3%, quindi scarsamente significativo, al punto che il legislatore non prevede il consolidamento di queste entità di portata così irrisoria. Stessa cosa vale per il patrimonio netto, cioè il 3% del patrimonio netto del Comune di Empoli è pari a 5.233.000 euro. La Fondazione Dopo di Noi ha un patrimonio di 56.000 euro contro 5.233.000, quindi veramente un'inerzia, uno 0, tale per cui, ecco, al solito non si consolida. Stessa cosa vale per l'entità dei ricavi. Comunque, ecco, al di là di tutto, cioè, il fatto che non si consolidi non vuol dire che i bilanci non siano resi disponibili. Vorrei far presente, spero che tutto sia stato depositato come da nostre indicazioni, che negli atti del consolidato sono presenti il bilancio consolidato complessivo, i bilanci di tutte le società partecipate che concorrono al consolidamento, non quello della Fondazione Dopo di Noi, ma ve lo facciamo avere perché c'è, non so se è già stato pubblicato anche sul sito, l'abbiamo acquisito recentemente perché hanno approvato il bilancio molto tardi. E anche abbiamo ridepositato anche il bilancio conto economico e stato patrimoniale del Comune di Empoli, proprio per permettervi una lettura diciamo comparata dei dati, quantomeno rispetto a quelli del Comune di Empoli. Sapere che parto da 100 e arrivo a 150 significa che il contributo delle partecipate è 50, se la partenza del Comune di Empoli è 100. Quindi, ecco, la lettura comparata ce l'avete, è sufficiente, ecco, affiancare il bilancio consolidato, lo schema, l'allegato 11 che diceva Masi, di bilancio consolidato, leggerlo affiancato a quello del Comune di Empoli, e da lì si vedono le differenze rispetto al punto di partenza. Comunque, ecco, ripeto che se Masi mi fa avere un elenco di voci, siamo in grado di fornire il dettaglio della composizione per soggetto partecipante al consolidamento. Grazie. Grazie mille, Pavesi. Sì, grazie della parola, Presidente. Una domanda, anche soprattutto una riflessione. È vero, tutti dicevamo che è una materia ostica
che va oltre forse a uno studio normale di un bilancio normale di un ente pubblico. Io, se non ho capito bene, se non ho capito male, capisco che questo bilancio consolidato è una sorta, dottoressa, di armonizzazione fra i costi per le partecipate e i ricavi per l'ente. Sbaglio a, a pensarla così, nel senso, le partecipate, a una partecipata esce un certo costo che è quello che diventa il ricavo per l'ente comunale. Sbaglio a dire così? Allora, diciamo, quello che dice è vero per le sole operazioni poste in essere tra i due enti, perché non ci dimentichiamo che le partecipate sono società di libero mercato alla fine, quindi operano anche nei confronti di soggetti terzi. Le operazioni intragruppo sono veramente una parte minoritaria. Quindi sono state eliminate proprio perché sono il rovescio della medaglia. Facevo prima l'esempio, no? So, il corrispettivo che noi corrispondiamo ad Acquatempra, facciamo questo esempio, per la gestione della piscina. È ovvio che nel bilancio del Comune di Empoli io lo ritrovo tra i costi, per me è un costo, un costo per prestazioni di servizi. Specularmente Acquatempra ce l'avrà tra i ricavi. Quando vado a sommare i due bilanci, ipotizzando che il nostro perimetro sia formato solo dal Comune di Empoli e da Acquatempra, queste due partite hanno esattamente lo stesso valore. Lasciamo perdere ora gli aspetti fiscali che potrebbero complicare la cosa. Ipotizziamo quindi stesso regime fiscale, quindi esattamente importi di segno opposto nei due bilanci. Certo. Il saldo sarebbe zero. Se Acquatempra non facesse altre operazioni con il mercato, semplicemente significherebbe che il consolidato è uguale al bilancio del Comune di Empoli. Ecco, allora, non è partecipata solo da noi, quindi ha operazioni anche nei confronti di altri comuni soci, per cui ecco, tutte le altre operazioni vengono in considerazione. Ecco, allora, un'altra domanda, faceva riferimento anche il presidente Faraone prima anche a un dato politico, no? Che lo definiva così, che è quello, che è quello in cui si va a rimarcare che con questo bilancio consolidato il Comune di Empoli ci guadagna, perché comunque vede entrare delle entrate, scusate la ripetizione, da parte delle società partecipate. Ora, io non avendo ancora, ho visto, mi è arrivato, prendo atto che mi è arrivato e devo leggerlo anch'io da qui al Consiglio Comunale. Non avendo ancora letto comunque e comparato, come ci ha suggerito lei, dottoressa, i vari bilanci col consolidato Comune di Empoli più gli altri 5 bilanci, allora c'è uno scostamento favorevole, se non mi sbaglio, di 4 milioni di euro, mi sembra, o 6 milioni, allora, da 70 a 74, se non sbaglio. Allora, diciamo, sul patrimonio netto c'è un incremento di circa 4 milioni d'euro, sì. Un risultato economico di 2 milioni e 364. Che è quello portato dalle partecipate. Esatto, il valore aggiunto portato dalla partecipazione in questi soggetti. Allora, una domanda, non avendo ancora letto, tutte le partecipate portano o c'è qualche partecipata che invece al contrario fa perdere? Allora, rispetto al bilancio consolidato e al perimetro di riferimento del bilancio consolidato, tutte le partecipate concorrono ad incrementare sia il risultato economico che il valore patrimoniale del Comune di Empoli. Se poi usciamo dall'ambito delle sole società oggetto di consolidamento, ce n'è una soltanto che comunque subisce una perdita, registra una perdita quest'anno, che è ASEV. Che non rientra nel perimetro di consolidamento perché non è una società né interamente pubblica né affidataria di servizi pubblici locali, è una società di libero mercato, registra una perdita, vado a memoria, di circa 70.000 euro, magari controllo mentre parliamo, e comunque ripiana questa perdita con le riserve accantonate nel tempo, quindi diciamo non va a gravare né dal punto di vista economico, né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista patrimoniale sul Comune di Empoli. Anche Acquatempra porta, domanda tecnica? Allora, Acquatempra in realtà ne porta, ne porta via, perché Acquatempra ha un bilancio che chiude a zero, sostanzialmente è una società consortile
in house, partecipata solo da enti pubblici, per cui al di là del fatto che poi vedete un unico bilancio, ma in realtà nella nota integrativa ci sono i bilanci dei singoli impianti, la gestione di Acquatempo è costruita, come tutte le società in house, dovrebbe essere così per tutte le società in house, in modo tale che a fine anno sia garantito un equilibrio, che vuol dire, siccome di fatto io non faccio un affidamento con gara sul mercato, ma lo affido ad una mia società. Così come dovrei garantire l'equilibrio, quindi un corrispettivo nel caso di appalto, lo stesso vale per Acquatempo. Io gli devo garantire risorse tali per cui la società chiude il proprio bilancio in equilibrio. E non è facile. Facciamo chiudere noi in equilibrio, diciamo così. La facciamo chiudere noi. Esatto, esatto. Lo facciamo chiudere noi perché, ribadisco, la società in house equivale a un ufficio del comune. È come se dicessi faccio chiudere in pareggio l'ufficio scuola, non posso farlo chiudere in disavanzo. E la stessa cosa vale per una società in house. C'è un proprio un preciso obbligo che la Corte dei Conti ha rimarcato ripetutamente di monitorare assiduamente le società in house così come se fossero uffici del comune. Proprio per evitare che chiudano in perdita. Quindi può succedere che chiudano in perdita, si recupera l'anno successivo, eventualmente se non si è fatta bene la previsione, dando un corrispettivo maggiore, però ecco, in linea di massima deve chiudere in pareggio e Acquatempo è proprio il caso. A differenza, ma in termini positivi, della farmacia comunale, che è una società in house, è totalmente partecipata dal comune di Empoli e quella chiude in avanzo ampiamente, perché chiude con un utile di oltre 400.000 euro, ce ne distribuisce 300 e passa, quindi ancora meglio, ecco, minimo e senza ricevere contributi dal comune, ma perché svolge un'attività che si regge in piedi da sola, non soggetta a tariffe, a politiche tariffarie imposte dal comune. Grazie, dottoressa. Bene, grazie. Altre domande? Su questo punto non vedo richieste, quindi possiamo passare al punto successivo, che in realtà è precedente, ossia la variazione del bilancio di previsione 2020-2022. Do la parola alla dottoressa Uti. Scusate. Allora, le variazioni di bilancio che andiamo a approvare in linea di massima avrebbero dovuto essere le ultime perché, come sapete, da testo unico il 30 novembre è il termine ultimo per deliberare variazioni di bilancio. In realtà già nell'ultimo consiglio ci siamo detti che era possibile andare oltre per le variazioni connesse al Covid, per cui ce ne sarà bisogno senz'altro, la vi dirò, c'è stata una recentissima norma nel decreto di Storiter che ci porta anch'essa oltre il 30 novembre. Questa non è l'ultima variazione, ecco, a differenza di quello che avremmo detto lo scorso anno di questi tempi. E è una variazione comunque contenuta, diciamo che abbiamo fatto una variazione corposa, se vi ricordate, nel Consiglio Comunale del 29 di ottobre, è quella con cui abbiamo operato anche la verifica degli equilibri prevista dall'articolo 193 del testo unico. Quindi questa, diciamo, contiene un'entità minore di variazioni, tuttavia si sono rese necessarie altre variazioni che qui sono sintetizzate al solito nella relazione allegata alla delibera e che vi sinteticamente illustro. Sul fronte entrate andiamo ad iscrivere un'ulteriore tranche del contributo che lo Stato ci attribuisce a sostegno delle funzioni fondamentali del Comune in conseguenza del Covid. Si tratta di una tranche di 242.000 euro che ci è stata peraltro anche già erogata. Non era invece nelle nostre disponibilità in occasione della variazione del 29 ottobre, se non l'avremmo inserita in quella data. E vi dico anche che non è l'ultima, perché comunque i 242.000 euro che ci hanno attribuito sono una parte di un'assegnazione globale di 1,2 miliardi disposta col decreto agosto, e questa più o meno ne rappresenta un terzo, per cui significa che ci dovremo aspettare altre due tranche da 242.000 euro, non sapendo esattamente l'importo e non sapendo esattamente quando ci verrà assegnata. Per il momento ci siamo limitati solo alla variazione della prima tranche, quindi ne faremo altre variazioni per inserire le ulteriori tranche di questo contributo. Sempre sul fronte entrata iscriviamo un altro contributo che ci arriva dal MIUR per il sostegno alla scuola di infanzia paritaria 06 per circa 9.336 euro. Ovviamente ci troviamo anche la spesa corrispondente, questi sono contributi a pareggio.
Sul fronte della spesa si vanno a stanziare ulteriori somme per l'acquisto dei libri di testo per le scuole dell'obbligo, perché da una verifica fatta dall'ufficio scuola lo stanziamento non era sufficiente, quindi occorrono altri 10.000 euro. Si stanziano inoltre somme per due progetti. Uno è quello relativo ad attività teatrale per i ragazzi da svolgere a distanza, ossia non in presenza. In pratica è stata reinventata la progettualità sull'attività teatrale per i ragazzi per rispondere a quelle che sono le normative Covid, evitare di interrompere questo tipo di attività che l'amministrazione ha sempre portato avanti. L'importo che si stanzia è di 65.000 euro ed è relativo a un progetto cosiddetto di teatro digitale. Altro progetto che si va a finanziare invece è quello che vede dei percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali e informatiche rivolto a tutta la popolazione empolese, quindi sia ai ragazzi che ai cittadini adulti, ma anche ai commercianti. E questa necessità corrisponde sostanzialmente alle esigenze che si sono manifestate anche a seguito dell'emergenza Covid, che ha costretto un po' tutti a reinventarsi sul piano della digitalizzazione. Si stanziano inoltre, sempre in relazione al Covid, due tipi di somme. Uno per i servizi di supporto allo smaltimento dei rifiuti Covid. Quindi si attivano dei servizi che vanno ad accelerare, se vogliamo dire così, i processi di consegna dei kit per lo smaltimento dei rifiuti Covid a supporto dell'ASL che al momento insomma è in difficoltà. Inoltre si stanziano 20.000 euro, 20.000 erano anche quelli prima per il supporto al smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti, 20.000 ulteriori si stanziano per la gestione delle misure Covid con il supporto di associazioni, quindi si tratta di interventi che l'amministrazione valuterà con le associazioni in modo tale che si possa costituire un supporto per assicurare il rispetto delle misure anti-assembramento nel momento in cui ovviamente ci sarà la riapertura, perché in questo momento siamo tutti a casa. Inoltre si stanziano sempre sul fronte delle spese 44.500 euro destinati al finanziamento del rinnovo del contratto del personale dirigente del comune. Il contratto collettivo nazionale non è stato ancora siglato in via definitiva, è tuttavia stata sottoscritta un'ipotesi sulla quale abbiamo fatto delle stime, e stime che coprono un periodo di tempo ampio, perché il contratto era diciamo vacante, mancante, dal 2016, per cui la cifra che andiamo a stanziare coprirà gli arretrati 2016, 17, 18, 19 e 20. La cifra viene stanziata ipotizzando che la sottoscrizione avvenga nel mese di dicembre. Qualora ciò non accadesse, comunque la somma verrà accantonata in avanzo per essere impiegata eventualmente l'anno prossimo, se il contratto slittasse all'anno prossimo. Si registrano anche delle minori spese, in parte anch'esse legate al Covid, in primo luogo per entità quella legata alla gestione della piscina comunale, che a seguito dei provvedimenti di chiusura ha rimesso nella persona del suo amministratore una nuova situazione aggiornata con proiezione al 31 dicembre e ovviamente la chiusura dell'impianto comporta una riduzione dei costi, per cui una revisione di quella che era l'ipotesi di integrazione dei corrispettivi invece prospettata un paio di mesi fa, e questo porta a un risparmio di 100.000 euro che avevamo già stanziato pensando di doverlo corrispondere. Sempre sul fronte Covid, per effetto della chiusura delle palestre scolastiche, o meglio delle attività sportive che si svolgevano all'interno delle palestre scolastiche, si riduce lo stanziamento, il fabbisogno necessario per le attività di custodia e sorveglianza delle palestre. In questo caso sono meno 20.000 euro. Infine abbiamo fatto una rivisitazione di tutti i capitoli di spesa relativi al personale. Ad oggi ormai diciamo i giochi sono fatti sul fronte delle procedure assunzionali, e per cui ne è derivata una riduzione complessiva di 97.500 euro in relazione a quelle che sono le procedure attivate che verranno portate a conclusione da qui alla fine dell'anno. Queste variazioni trovano una quadratura in che modo? Per la parte Covid abbiamo detto che iscriviamo un contributo, ma abbiamo citato anche diverse poste di spesa in più e in meno che incidono sul Covid. Sostanzialmente del contributo che andiamo ad iscrivere utilizziamo 242.000 euro, lo ricordo,
andiamo ad utilizzare soltanto 4.500 euro, che è il saldo delle partite in più e in meno movimentate con questa variazione che afferiscono al Covid. Tutto il resto si finanzia, diciamo, attraverso variazioni compensative, in particolare l'avete visto con quelle variazioni meno grosse del personale di 97.500 euro che finanziano sia il rinnovo del contratto dei dirigenti che quelle altre minori spese che abbiamo citato. Questo per l'anno 2020. Inoltre sul 2021 si vanno ad iscrivere sia in entrata che in uscita i valori relativi ai contratti di sponsorizzazione delle aree verde che l'ufficio lavori pubblici ha portato a termine. Sostanzialmente con un bando sono stati ricercati sponsor per la manutenzione di area verde e siamo arrivati alla conclusione di questa procedura. Sono state quantificate le somme corrispondenti all'attività di manutenzione che verrà fatta attraverso sponsorizzazione e che, benché non dia luogo a movimentazione di denaro, perché lo sponsor a proprie spese opera la manutenzione dell'area che ha adottato, è necessario rappresentare queste partite in bilancio. Anche dal punto di vista fiscale ci sono degli obblighi di fatturazione comunque, anche se non c'è movimento di denaro. Il valore di queste sponsorizzazioni è di 134.000 euro per il primo anno e di 6.200 per gli anni successivi. Perché è più alto il primo anno? Perché in alcuni casi c'è anche la realizzazione di opere che verranno poste sulle rotatorie, mentre per gli anni successivi c'è soltanto la manutenzione. Se volete, sono in grado anche di dirvi quali sono le rotatorie, me lo sono fatto dire dalla collega dei lavori pubblici. Sono dunque Lungarno Dante Alighieri, via Primo Maggio angolo via De Gasperi, via Piovola polo tecnologico e piazza Guido Guerra angolo via Cesare Battisti. Quindi le cifre corrispondono alle sponsorizzazioni su queste quattro aiuole e non è detto, ecco, che non si riesca a trovarne anche, cioè c'è una programmazione in realtà anche per altre aiuole, ecco, si cercherà di portare avanti questo tipo di procedura. E la variazione si chiude in equilibrio, lo trovate al solito rappresentato nel prospetto che è allegato alle variazioni nelle ultime due pagine dell'allegato delle variazioni. E sono a vostra disposizione se avete delle domande ulteriori. Sì, grazie. Prima delle domande, visto che poi il punto successivo, che è l'ultimo, riguarda la modifica appunto del piano delle forniture e servizi, che se ho capito bene è già dentro anche le variazioni parzialmente, magari parliamo anche di quello e poi dopo facciamo le domande tutte insieme. Se siete d'accordo, perlomeno si fa una discussione unica. Grazie. Preciso che il programma delle forniture viene variato ora, ma le variazioni di bilancio relative sono state fatte a giugno, quindi non sono all'interno di queste variazioni di bilancio, però comunque ecco, sono confermo, ecco, ovviamente abbiamo dato parere favorevole su questo tipo di delibera di modifica del programma forniture dopo aver verificato che gli stanziamenti fossero già presenti. Che sono comunque relativi sia agli stanziamenti che poi la modifica del programma forniture e interventi, vi leggo la relazione. Dunque l'intervento è relativo all'affidamento del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti abbandonati nelle aree di proprietà comunale interessate da depositi incontrollati di rifiuti. Le risorse per effettuare gli interventi in via sostitutiva rispetto ai responsabili degli abbandoni sono state finanziate, come vi dicevo, con variazione di bilancio di fine giugno. In questo momento si va a modificare il programma delle forniture perché l'affidamento che si intende realizzare probabilmente è biennale, qui si parla di 35.000 euro sull'esercizio 2020 e 40 sul 21. Si fosse fatto un affidamento sul solo anno 2020 non occorreva integrare il programma delle forniture perché sappiamo che l'inserimento nel programma è necessario quando il valore supera i 40.000 euro. Probabilmente l'ufficio ha valutato di fare un affidamento biennale, quindi 35 per il 2020 e 40 per il 2021, superando la soglia dei 40.000 si rende necessaria la variazione del programma delle forniture. Perfetto, grazie. Scusate, pensavo fosse la solita somma e c'era le variazioni. Quindi niente, possiamo procedere alle domande. Pavese.
Una domanda sul maggior uscita per i 65.000 euro sul teatro digitale per le scuole. Ma a che scuole si riferisce? A che livello di scuole si riferisce? Se lo sa, dottoressa, ovviamente. Allora, no, qui non sono preparatissima perché non è poi la mia materia, c'è cioè quella operativa, però ecco, le posso dire che mi hanno parlato di teatro per i ragazzi, quindi non so se c'è un target di scuola, quindi che so, la primaria piuttosto che le medie e non l'infanzia, oppure se è rivolto ecco alla generalità dei ragazzi. Si parla di teatro per ragazzi. E si sa chi è l'ente che farà, erogherà il servizio? Io non glielo so dire se già c'è un progetto presentato da parte di un soggetto. Dovremmo chiedere al responsabile dei servizi culturali. Se vuole anche questa cosa ce la possiamo... Va bene, ok, se ce la fate sapere per il consiglio magari. Sì, senz'altro. Okay. A posto. Grazie. Domande? Ma sì. Sì, grazie. Anch'io su prima due domande tecniche, diciamo su il conto e poi una considerazione sperando sia corretta. Anche qui sulle maggiori spese ho visto 40.000 euro per questo progetto di percorso formativo per i cittadini di Empoli sull'informatica, no? Cioè, anche qui abbiamo più chiarimenti come verrà fatto, chi lo farà, c'è già un bando, è già in atto, questo sulle maggiori spese. Poi per chiarezza, facendo due conti mi sembra di capire che si iscrive nelle maggiori entrate questi 242.000 euro che vengono dal governo, oltre vabbè ai 9.000 spiccioli per le scuole paritarie. Abbiamo minori spese per circa 220.000 euro e maggiori spese per circa 200.000 euro. Quindi diceva anche la dottoressa che la differenza sono veramente poche, sono 4.000 spiccioli. Quindi anche qui rispetto all'introito, a ciò che ci dà il governo, alle maggiori spese, le minori entrate, in questa variazione rimane in qualche modo in cassa al comune sui 200.000 euro, se non sbaglio. Nel senso, si vorranno spendere per qualche... Nel senso, il governo ci dà queste cifre e poi ha detto avremo altre variazioni per spenderle per un'emergenza sanitaria, ma soprattutto sociale, si sta vivendo, per cercare di risolvere i problemi alla nostra gente, ai nostri cittadini. Mi sembra che anche nell'ultima variazione si parlava di mantenere, perché lì il contributo era di 2 milioni e 2 all'incirca e se ne era spese 1 milione e 4, mi pare, e rimanevano fuori 850.000 euro. Anche qui mi sembra di capire che si fa un po' di cassa. Ci sono sì degli investimenti, ma 40.000 euro per il corso di informatica, mentre io non so se è arrivata anche agli uffici la richiesta da parte della giunta di istituire nuovamente in qualche modo quei buoni spesa che non siamo riusciti a dare ad aprile. Ci sono delle difficoltà in questa società che mi sembra che si stenta ad affrontare. Intanto, per sapere se è corretta la mia analisi su entrate e uscite e se sappiamo qualcosa di più su questi 40.000 euro per i corsi di formazione. Grazie. Allora, dunque, per il progetto relativo ai corsi di formazione in conoscenze digitali e informatiche, stessa cosa, cioè ho bisogno di riferire all'ufficio e quindi vi farei mandare un'email direttamente dall'ufficio per dirvi se c'è già un soggetto, un progetto ipotizzato, un soggetto attuatore o se si farà una scelta attraverso criteri differenti. Per quanto riguarda il contributo Covid, confermo, quindi Masi correttamente ha visto che il contributo che ci viene assegnato dallo Stato è di 242.000 euro, che utilizziamo solo per 4.500 euro, quindi sono circa 238 che ci rimangono in cassa, come dice Masi.
diciamo che rimangono nel bilancio del comune, più che anche in cassa, però insomma nel bilancio del comune per essere utilizzati per le finalità di sostegno data la situazione di pandemia Covid ancora in atto. Quindi gli 800.000 precedenti, confermo, si sommano a questi 238.000 circa e si sommeranno alle altre tranche che arriveranno da qui alla fine dell'anno. Ricordo una cosa, che queste somme, qualora non utilizzate dall'amministrazione, a parte c'è tutto un meccanismo complesso, l'altra volta ne abbiamo parlato a lungo, di certificazione delle somme che effettivamente abbiamo impiegato per il Covid, perché lo Stato non è detto poi ci riconosca tutto, si spera di sì, ci abbiamo operato pensando a quelle che erano le spese di sostegno al Covid. Speriamo che, ecco, che tutto quello che abbiamo buttato giù sia poi ritenuto ammissibile. Nella bozza di legge di bilancio per il 2021 si parla di traslazione, chiamiamola così, del fondo Covid non utilizzato nel 20 al 21, perché la pandemia i suoi effetti li produrrà anche sull'anno prossimo, oltre a uno stanziamento aggiuntivo per il 2021. Quindi ecco, l'amministrazione può farsi venire in mente altri progetti e ce li ha allo studio dei progetti, che potrà finanziare con variazioni, come vi dicevo all'inizio, da adottarsi fino al 31 dicembre. E qualora ecco, non venissero utilizzate tutte queste somme, si trasleranno all'anno successivo. Io, forse ve l'avevo già detto, ecco, suggerirei di non utilizzarle tutte perché non... Cioè, dobbiamo avere la certezza che lo Stato ce le riconosca, quindi diciamo c'è un'attività quotidiana di monitoraggio delle spese che abbiamo sostenuto per il Covid, ma anche delle minori entrate, e la certezza su queste cifre ce l'avremo soltanto a consuntivo. Comunque ci sono buoni margini di utilizzo di questo milione di euro che attualmente diciamo è parcheggiato all'interno del bilancio comunale. Rispetto ai buoni spesa, non so se vi è giunta notizia, ma con scusate, ve l'ho accennata all'inizio, poi mi sono persa. Nel decreto Ristori Ter, che è stato pubblicato oggi in Gazzetta, ieri ho visto la bozza, è stato rifinanziato pari pari il fondo per l'emergenza alimentare, così come era stato finanziato con l'ordinanza di protezione civile della primavera scorsa. Che vuol dire? Hanno stanziato esattamente gli stessi 400 milioni a livello nazionale e che hanno già detto che saranno ripartiti esattamente nella stessa misura dell'ordinanza di protezione civile. Quindi al comune di Empoli sono toccati 258, vado a memoria, 258 mila euro circa, quindi ci ritoccano 258 mila euro. Anche in questo caso c'è una deroga e ci permettono, i soldi dovrebbero arrivare nel giro di 7 giorni da oggi. Ma al di là della casa, perché il Comune di Empoli non ha problemi di casa, potrebbe anche anticipare queste somme se fosse necessario, ci permettono di fare delle variazioni anche dopo il 30 di novembre, perché ce lo siamo detti, no? In condizioni normali non potrei muovermi dopo il 30 novembre, invece nella norma è scritto espressamente che si può andare a variare il bilancio addirittura con delibera, sembra, solo di giunta, quindi neppure passando per il Consiglio, stante ovviamente la situazione di emergenza e di urgenza. Per cui ecco, vi posso dire che dal momento in cui abbiamo avuto notizia, circolava la bozza del decreto Ristori Ter, ed era sabato, che sarebbe stato rifinanziato il fondo per l'emergenza alimentare, la macchina comunale si è già messa in moto, e oggi c'era una riunione a livello di unione in modo da coordinare le modalità di gestione di queste somme in modo omogeneo tra tutti gli 11 comuni dell'Unione. Comunque ci siamo già messi in moto noi congiuntamente a tutti i comuni dell'Unione per arrivare velocemente a disporre l'utilizzo di queste somme assegnate. Grazie. Presidente, io vi devo salutare. Vi devo salutare. Grazie Pavese. Ci vediamo giovedì. Un consiglio, grazie. Scusate, grazie a tutti. Ciao. 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 Altre domande? Masia, ok. Sì, no, io a questi punti mi viene a fare una considerazione e ripigiare su quello che dicevo prima, nel senso, torniamo a dire, a aprile si è speso quei 260 mila euro per i buoni spesa, e si è smesso, non si è dato una risposta a 700 famiglie che avevano chiesto i buoni spesa, adducendo come risposta che non c'erano più soldi.
Poi ci ritroviamo 6 mesi dopo, abbiamo 1 milione di euro da parte, bene o male, dato tutto dal governo, e per restituire i buoni spesa si aspettano di nuovo, per fortuna il governo l'ha dati, i buoni spesa del governo. Ora, io si arriverebbe all'assurdo se si restituiscono i buoni spesa con i soldi del governo, si arriva a metà delle domande presentate, magari si dice non se ne dà più perché non ci sono più soldi. Ora, da qualche parte dovranno uscire. Io penso che, visto che con 250.000 euro si è dato la risposta a metà delle presentazioni, abbiamo 1 milione di euro da parte, molto probabilmente arriveranno altri 250.000 euro soltanto per i buoni spesa. Mettiamocene sopra altri 250.000 euro e cerchiamo di dare le risposte a tutti. Cioè, mi fa piacere che la dottoressa, diciamo, ringrazi il governo dei soldi che arriveranno in questa funzione, però anche noi abbiamo il nostro bilancio, sono le scelte, sono politiche di dove spenderli. Io credo che almeno una parte di questo milione si possa spendere, anche se non sono soldi, sappiamo economicamente che renderanno in qualche modo, perché sono soldi di sopravvivenza, quindi sono a fondo perduto, però compito di un'amministrazione è quello di dare un sostegno anche a chi ha più difficoltà a arrivare, insomma, o almeno a vivere dignitosamente. Grazie. Grazie Masi. Non vedo altre domande, altre prenotazioni. Per cui direi che si può chiudere la commissione. Sono le 19:35. Si chiude. Grazie a tutti. Ciao. Ci vediamo giovedì. Ciao. Arrivederci, ciao. Buona serata. Arrivederci, ciao. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci.